facciamo un po' di cultura musicale. Facciamo un po' di cultura musicale, dai. Deep Purple, Perfect Stranger. Dai, 1:20 devo passare, non devo tirare troppo la corda. Lo sapete che tutte le volte che metto questa roba che è coperta da copyright mi restringono la visibilità? Vedete quanto mi importa della visibilità. Perfect Stranger, bellissimo pezzo dei Deep Purple. Poi c'è un attacco di chitarra dopo che è una cosa, va adesso, questo è il basso, stasera vi farò due video e forse io non dico che insegno qualcosa. Ma porco zio, ma questa è musica! Che cazzo sentite? Adesso andiamo al cuore del video. Non sarà un cuore... Allora, io parto sempre dalla quotidianità, amici miei. Sempre dalla quotidianità. Allora, sono uscito e, insomma, ho parlato con un po' di persone. E c'è questa ragazza, della mia età più o meno, Samantha. È un po' originale questo, no? Insomma, dopo 10 minuti, poi mi ha detto che è inquietata dalla mia presenza. Inquietato, non lo so che cosa volesse dire. Gli ho detto, ma perché? Sono così brutto, non lo so. Inquietato. Lo so che le donne spesso sono inquietate dalla mia presenza, ma sapessero cosa troverebbero. Una morbidezza infinita dietro questa facciata. Senti qua che bellezza, ragazzi. Di prima del motore, eh? No, c'era già il motore, c'era già. Che bello, figa, che bella la musica. Qualcuno mi ha commentato, evviva la musica, non mi ricordo l'utente. Non me lo ricordo, però number one. Meno male che c'è la musica, meno male, ti allieta il cuore, la musica ti allieta il cuore. Comunque, tornando a bomba, Samantha, poi gli ho detto anche che c'ho il canale, ma sono imbranata, vedami. Ho dato il biglietto di visita, ma non lo trovo, non lo so, poi l'ho perso, se al cazzo. Non lo so, fa niente, poi magari lo trovo. Però riflettevo e dicevo, cazzo, le persone che incontriamo sono sempre in qualche misura un riflesso.
E a 55 anni vi posso dire che è così. È come se fossero un riflesso, ma anche gli incontri, amici miei, anche gli incontri casuali. Incontri uno così, ci fai due balle. Poi se fai un po' di mente locale, dici, ma sai che questa persona qua in qualche misura riflette la mia follia, la mia non lo so, qualche modo di essere che ho io, no? Magari trovi delle persone strane, però se ci ragioni un attimo, se ci ragioni un attimo, dici, ma sai che non è un caso, non è un caso. Questo comprende gli stronzi. E poi, insomma, bisogna imparare ad avere a che fare anche con gli stronzi nella vita, no? Perché ci sono anche loro. Cazzo, che pezzo questo qua. Wasted Years di Iron Maiden. Me l'ha dato in automatico. Ma stasera probabilmente vi farò un altro video e vi farò sentire un altro pezzo bellissimo. Questo l'abbiamo già sentito già un po' di volte, Wasted Years. Ci ho fatto anche un video. Ci ho fatto anche un video, gli anni sprecati. Perché gli anni migliori sono quelli che state vivendo adesso, amici miei. Quelli che state vivendo adesso. Forget it. C'è la nostalgia della del passato, il cazzo, gli anni migliori sono adesso, questa track, e quindi le persone che incontriamo sono il riflesso di ciò che abbiamo dentro, in un modo o nell'altro. In maniera periferica o più sostanziale. Però è così. È così. Samantha riflette qualcosa che mi appartiene. Dai, sono 8 minuti circa. Vi chiudo il video. Buona serata, amici miei. Oggi è venerdì. Tanta gente farà alle 3, alle 4 di notte. Invece io alle 10 e mezza sono già a casa. Ma domani ho un impegno. Poi magari vi dico. Ciao.